Dal 1 febbraio i 113 lavoratori della Baritech rischiano di entrare in NANSPI, ovvero in disoccupazione. La lunga vertenza dell'azienda sembrerebbe essere giunta a termine con la scadenza della proroga straordinaria della cassa integrazione e nessuna acquisizione da parte di privati. Nonostante fosse stato trovato un accordo, anche grazie al supporto di Regione Puglia, il futuro proprietario bresciano ha fatto un passo indietro, determinando così l'inevitabile. Allo scadere della CIGS partiranno le lettere di licenziamento. Noi giovedì siamo stati all'ARPAL, speravamo di avere una soluzione positiva per i 113 lavoratori, ma poi sono arrivate delle comunicazioni tramite email, prima del dottor Lopresti e poi quella ufficiale da Arborio, dove diciamo che ormai la trattativa si è interrotta. Chiediamo alle istituzioni, chiediamo a Emiliano, a tutte le istituzioni di destra e di sinistra che facciano pressioni, che facciano la loro parte, perché stavamo quasi a un accordo nella salvaguardia dei 113 posti di lavoro. Al fianco dei lavoratori non solo i sindacati, ma anche Regione Puglia, che si è sempre dimostrata presente in questa vertenza, cercando di fare da intermediario. Ultime ore quindi di speranza, considerati ormai i tempi ristretti che separano il presidio alla data di scadenza proprio della cassa integrazione, ovvero il 31 gennaio. Dall'inizio ho fatto il tavolo con le istituzioni e ci crediamo su questo, perché senza il tavolo delle istituzioni questi lavoratori ormai erano fuori dal processo produttivo.